Basta, Manuela, con questa colazione triste! Uno scatto in bianco e nero può far cadere quelle barriere mentali di una società moderna che ha ancora tanto da imparare sul rispetto e sulle potenzialità delle persone affette da disabilità. Questo è il messaggio che ha lanciato l'associazione Persone con Sindrome di Down e Disabilità Intellettiva, che ha proposto questa mattina presso l'aula consiliare del comune di Cava dei Tirreni gli emozionanti attimi di vita racchiusi in un calendario benefico realizzato dai ragazzi dell'associazione. Attimi di vita è un progetto corale dei nostri ragazzi dell'associazione APDD, che è Associazione Persone con Sindrome di Down e Disabilità Intellettiva. I ragazzi per 2 mesi sono stati impegnati in un set fotografico, grazie anche alla, soprattutto alla disponibilità del fotografo Simone De Iulis, che ha prestato la sua opera e la sua arte. Quindi si sono prestati a farsi fotografare, a catturare attimi della loro vita. Sono tutte foto diverse che contraddistinguono momenti diversi e affettività o impegni diversi della loro vita. Con questa progettualità l'associazione si pone un duplice obiettivo, quello della comunicazione, ossia della corretta comunicazione della sindrome di Down e delle potenzialità delle persone con la sindrome di Down, che hanno possibilità di avere una vita perfettamente come quella di tutti quanti gli altri, avere un percorso lavorativo soddisfacente, avere una vita sentimentale, aspirare ad un'autonomia abitativa. E tutto questo si fa con il lavoro, con la formazione, e quindi con questo calendario abbiamo il duplice obiettivo di proporre questo tipo di immagine delle persone con la sindrome di Down e poi di raccogliere i fondi, fare attività di fundraising che ci consentirà sempre più di potenziare tutti i nostri progetti e tutti i percorsi di autonomia e di inclusione sociale e lavorativa delle persone con sindrome di Down. Uno per uno i giovani protagonisti hanno deciso di raccontare qualche piccolo frammento della vita, delle passioni e dei loro affetti sotto l'occhio attento del fotografo, che ha sapientemente immortalato l'essenza del momento giusto. Ma riuscire a trovare il giusto feeling tra chi si pone davanti l'obiettivo e chi invece ha il compito di trarre il meglio da un unico scatto non è sempre facile. Cosa significa? È una domanda difficile. Sicuramente significa moltissimo per me e per loro, ma soprattutto per loro, perché è di fondamentale importanza non mostrare cosa sono, ma mostrare chi sono e cosa sono in grado di fare, che è una cosa che forse dimentichiamo troppe volte. 3 giorni fa la consegna ufficiale da parte di Grafica Metelliana S.p.A. dei calendari 2020. Un progetto corale, dunque, che ha visto la collaborazione dell'amministrazione comunale e diverse associazioni. Oggi è un altro esempio concreto su questo tavolo di rete, di interscambio tra istituzioni, associazioni, imprenditoria. È sicuramente un bellissimo prodotto, un bellissimo risultato dell'associazione per questi ragazzi. I ragazzi sono stati bravissimi, gli scatti sono veramente emozionanti. Ci auguriamo che ci sia anche un riscontro da parte della cittadinanza nell'acquisto degli stessi, mi farà molto piacere, e mi auguro che sia un qualcosa che poi li aiuti in quello che è il progetto più grande e più importante dell'inclusione sociale, dell'inclusione lavorativa e quindi del raggiungimento dell'indipendenza. È quello sul quale dobbiamo lavorare tutti, istituzioni, associazioni, imprese presenti sul territorio. Questo è un buon esempio da seguire per altre progettualità di questo tipo. Ricordiamo inoltre che con una piccola offerta il calendario può essere acquistato a Cava dei Tirreni presso il negozio Non Solo Calze in via Traversa Benincasa numero 27 ed in viale Marconi numero 55 presso la scuola Euroaccademia.